Buongiorno, salve, sono Enzo Coccia, siamo a Napoli. Oggi faremo la margherita con la farina integrale. Come si definisce una farina di tipo integrale? Dal numero di ceneri che sono all'interno. Una farina integrale, che è questa qua, non è altro che la parte non raffinata della crusca che sta all'esterno del chicco di grano. Una farina integrale ha un 1,30% di ceneri all'interno, fino ad arrivare alla doppio zero. Allora, il problema di fare una pizza integrale è la sofficità della pizza. Di solito tutti i pani integrali sono dei pani molto pesanti. Allora, che cosa ho studiato nel corso della mia professione, dei miei anni? Di fare una farina integrale lievitata, leggera, come dicono gli americani, light. Ci sono delle proporzioni tra una miscela, quindi un blend, tra farina doppio zero e una farina integrale. L'acqua, in questo caso faremo mezzo litro d'acqua, 25 grammi di sale, andiamo a sciogliere. Sciogliamo il lievito, aggiungiamo la farina pesata precedentemente in questo modo e incominciamo a impastare. Dopo aver lavorato per 25 minuti questo impasto, posso notare la resistenza, l'elasticità, la sofficità e le cosiddette alveature all'interno. Sempre con lo stesso impasto ci andiamo a fare una bella margherita. Ovviamente la tecnica di stesura è la stessa. Facciamo la rotazione. E ci troviamo la pizza stesa. Faremo una margherita con il pieno, i pomodorini del Vesuvio, che crescono senza acqua, incredibile, un pomodoro che cresce senza acqua, c'ha una buccia dura, nel corso dei secoli si è adattato al luogo. Ci andiamo a prendere la nostra mozzarella di bufala di battipaglia, pestum capaccio scalo, il pecorino romano, ci andiamo a mettere un po' di olio extravergine d'oliva, pari ai 6-8 mg dal centro verso l'esterno, andiamo a costruire il nostro 6, come dicevano gli antichi pizzaioli. E giusto per finire, un po' di basilico fresco. La lievitazione meccanica ha prodotto l'aria all'interno dell'impasto e la sofficità. Ci andiamo ad assaggiare il nostro pezzetto di pizza. Il profumo purtroppo non lo potete sentire. Eccolo qua, il nostro pezzo di pizza. Lo peghiamo e ce l'andiamo a mangiare. Ottimo.